Ciao, benvenuto caro amico del Toro, andiamo a vedere la posta per te. No, questo non vale ovviamente perché, insomma, ma forse può, ma sì, se è caduto un motivo c'è, eccola là, dicevo, andiamo a vedere la posta per te, c'è un messaggio in arrivo per te dalle mie carte. Lascio le carte assolutamente libere di parlare, di dire qualcosa, magari ti vogliono preannunciare qualcosa, ma andiamo a vedere. Siccome mi è caduta subito, voglio provare a tirarne un'altra. Andiamo un po' a vedere che cosa dicono per il segno zodiacale del toro. Andiamo a vedere un messaggio per il toro, vediamo che cosa ti preannunciano. Ok, ti ricordo che puoi ascoltare questo video sia se tu sia toro, sia che tu abbia ne abbia l'ascendente o la luna in questo segno. Nello stesso modo ti invito ad andarti a vedere anche il video con il tuo segno ascendente e per il tuo segno lunare, poi metti tutto insieme. Segno zodiacale del toro, 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 so, e qui sono un po' tantine. Mamma mia, che meraviglia! Mamma mia, che meraviglia! Scusate, io tanta roba non l'avevo mai vista tutta insieme. Comunque, questa qui me le riassume tutte. Qui c'è una botta di culo, scusate se ve lo dico, allucinante, caro il mio segno del toro. E infatti, effettivamente, non mi meraviglio affatto perché c'è un Giove ancora in Capricorno, c'è un Saturno che è tornato in Capricorno. Quindi qui. Ora io non mi ricordo gli altri transiti, ma credo ci sia ancora un Marte o Mercurio in Pesci, ora non mi ricordo, dovrei guardare, ma non è questa la sede. Comunque, effettivamente, anche astrologicamente parlando, qui c'è un movimento, un periodo molto molto favorevole. Qui c'è veramente una botta di culo, quindi se puoi giocare 5 euro, o 1 euro ancora meglio, poco, mi raccomando, poco. Però qui potresti anche vincere qualcosa. Qui c'è un qualcosa in arrivo di molto molto bello, proprio per destino che ti deve capitare, va bene? Qui c'è un qualcosa di proprio di molto favorevole, anche in amore. Andiamo un po' a vedere il segno del toro. Questa è la carta maestra, diciamo. Io ho voluto chiedere un qualcosa in più e queste mi ricordano, mi richiamano questa praticamente, un po' la via maestra. Andiamo a vedere il messaggio per il segno del toro. Ecco. Allora, qui sicuramente il toro ha una persona nel cuore. Qui c'è nostalgia di un uomo, nostalgia di un uomo, innamoramento di un uomo. Qui c'è un uomo nel cuore. Questo Re di Coppe lascia poco adito a dubbi. Ok, ma guarda, per alcuni di voi potrebbe anche essere proprio il padre o il marito addirittura, non lo escludo. Fatto sta. Qui le carte mi portano lì, quindi per voi qui c'è un qualcosa di, diciamo, che vi lega a questo signore. Aperta parentesi, qui ci potrebbe essere anche un lavoro, l'arrivo di denari, un richiamo, diciamo, un richiamo nel senso che vi richiamano da qualche parte per un impegno lavorativo. Chiusa parentesi. Andiamo a vedere l'altra persona, però, come si veste verso di voi, verso il segno del toro. Cioè, cosa pensa di voi, cosa prova per voi e cosa farà, come agirà? Andiamo a vedere l'altra persona. Mi voglio basare un pochino più sul lato affettivo. Però qui, ripeto, guarda la stessa carta che ho visto anche qua. Qui ci sono dei denari in arrivo, mi ci gioco la carriera. Quindi ricordatevi quello che vi ho detto. Sì, allora qui ci potrebbe essere veramente un affetto, un amore, diciamo così, una passione in arrivo per il segno del toro, ma anche abbastanza stabile perché tutte le carte, tutte no, però insomma mi fanno intravedere una possibile stabilità, mettiamola così. Andiamo a vedere però l'oracolo dell'amore se me lo conferma quello che penso. Vediamo, vabbè, qui volano tutte.
No, guardate cosa mi è volato in terra, luna di miele. Quindi qui potrebbe veramente essere che vi sposiate. Quindi qui ci potrebbe essere il matrimonio, il mettere su casa con una persona, con questo uomo. Ok? Se siete già in coppia, qui veramente ci potrebbe essere la luna di miele vera e propria. Non lo dico per questa cartina, lo dico per tutte le carte che sto vedendo. Qui c'è una realizzazione, una costruzione molto molto importante. Se non siete in coppia e semplicemente c'è una persona che vi piace o potreste conoscere una persona che vi piace, qui fanno vedere magari i primi incontri, fanno vedere l'appuntamento, fanno vedere il vedersi con questa persona e bla 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 bla. Fatto sta che qui il messaggio per te, caro amico del Toro, è molto positivo. Un'altra persona verso il segno del Toro. Soldi e lavoro, cosa vi ho detto fin qui? Soldi e lavoro potrebbe essere la persona giusta, ma cosa ve lo dico a fare? Guardate cosa sono le carte, cosa sono le carte. Ve l'ho appena detto, avete visto che sto mischiando qui insieme a voi. Quindi qui ci vedo soldi e lavoro arrivare, una botta di culo di quelle proprio. Quindi se vi capita di comprare un bigliettino da 1 euro, mi raccomando, il gioco, mi raccomando, non è, ecco. E potrebbe essere la persona giusta. Quindi io qui vedo proprio il matrimonio per alcuni di voi. Come ho detto, la convivenza, così come c'è l'acquisto di una casa, potrei parlare 4 ore. Qui si mettono le basi, c'è la fondamenta, c'è il fondare qualcosa, lo stabilire, lo stabilizzarsi di qualcosa. Quindi, se siete in coppia, vi sposate, potreste cominciare a mettere su casa, comprare casa, vendere casa, bla bla bla. Soldi e lavoro, ve l'ho bell'e detto. Se non c'è già il fidanzamento, il matrimonio, tutte queste cose, qui ci può essere veramente un affetto che, ok? Andiamo a vedere di che segno zodiacale potrebbe essere l'altra persona. Vediamo. O comunque, quali segni zodiacali ci sono coinvolti? Vediamo un po'. Ok, adesso ve lo dico. Qui ci potrebbe essere Allora, qui ci potrebbero essere un altro segno del toro come te, una vergine, un capricorno, un gemello e un leone. Questi sono i segni zodiacali coinvolti. Guarda. Cosa ho appena detto? Qui va bene, mi richiama, questo già lo sapevo, il segno del toro, i gemelli, che ve l'ho appena detto, e la bilancia. Toro, bilancia, gemelli, tutti questi segni qua. Vergine e Capricorno. Questi sono i segni zodiacali. Caro amico del toro, qui questo messaggio per il tuo segno zodiacale è veramente super plus ultra positivo. Non sprecare tanta grazia divina, mi raccomando, cerca di concretizzare. Quindi in bocca al lupo, adesso puoi ascoltarti anche il messaggio per il tuo segno ascendente e poi scegherare un pochino e mettere tutto insieme. Comunque qui è tanta grazia, quindi veramente un bacione, sono proprio contenta, in bocca al lupo per tutto, ok? Ciao Toro, alla prossima!